Caro Alberto, cari tutti, sono contento di poter portare il mio saluto al vostro congresso nazionale, il 76esimo, che è un appuntamento importante che cade in un momento delicato della vita del nostro paese. Siamo infatti dentro una fase molto molto significativa della lotta contro il Covid. La campagna di vaccinazione ci ha fatto fare un'accelerazione, un passo avanti decisivo. E guardiamo con fiducia le prossime settimane, pur mantenendo ancora un approccio chiaramente di gradualità e di cautela. E dobbiamo però in questa fase pensare al dopo, a quello che il Covid ci ha insegnato, alla lezione drammatica degli ultimi mesi che ci resterà per sempre sulla pelle. E nel disegno, nella riflessione, nella discussione sulla sanità del futuro, in una fase che si sta nei fatti già aprendo, io penso che le materie di cui si occupa la vostra società scientifica siano particolarmente significative. L'attenzione ai più piccoli, ai nostri figli, a chi è in una situazione naturalmente di maggiore fragilità per l'età in cui è. E io penso che nella costruzione del Servizio Sanitario Nazionale del futuro ci sia uno spazio enorme per la pediatria e per l'attenzione a tutti i temi che ponete anche in questi giorni al centro della vostra riflessione. Io penso che questa è la sfida delle prossime settimane, completare la battaglia contro il Covid. Abbiamo le condizioni finalmente, gli strumenti per poter guardare con più fiducia appunto ai prossimi mesi e poi disegnare il Servizio Sanitario Nazionale del futuro. E in questo Servizio Sanitario Nazionale del futuro io credo che la parola chiave debba essere la parola prossimità, cioè l'idea di un Servizio Sanitario Nazionale vicino ai problemi di ciascuno, vicino ai problemi delle persone. E questo dobbiamo farlo con grandissima attenzione, soprattutto sui nostri territori, oltre che sugli ospedali, e dovremo farlo con una nuova consapevolezza. E i temi della pediatria io credo che siano temi centrali su cui concentrare ogni nostra attenzione. Ci stiamo lavorando, qualche primo segnale lo abbiamo già dato, un piccolo rafforzamento dei servizi di assistenza psicologica, soprattutto con riferimento ai più piccoli, e ancora qualche primo investimento che deve essere solo chiaramente l'apertura di un percorso sulla neuropsichiatria infantile. Dobbiamo insistere perché questo è un ambito che merita la nostra massima attenzione. E io penso che la sfida delle prossime settimane dovrà vederci ragionare insieme. L'ho detto in altre occasioni, non basta un ministro, non basta un presidente di regione, non basta un assessore regionale. Abbiamo bisogno oggi più che mai di tenere insieme le energie e da questo punto di vista la vostra discussione è sicuramente un patrimonio prezioso e dovremo continuare a lavorare nella direzione di un dialogo permanente tra tutti i soggetti dell'ambito salute. Penso agli ordini, penso alle professioni, penso appunto alle società scientifiche che sono e devono avere un ruolo assolutamente prioritario e fondamentale. Penso al mondo della ricerca, al mondo dell'università, ecco, serve un grande patto paese, una capacità di tenere insieme i pezzi diversi e lavorare per costruire questo Servizio Sanitario Nazionale del futuro. Io voglio ringraziarvi per il lavoro particolarmente difficile che avete fatto in questi mesi. Sono stati mesi più complicati per tutti, ma in modo particolare per chi ogni giorno lavora nel Servizio Sanitario Nazionale. Grazie anche a te Alberto per il contributo importante che hai dato in prima linea al servizio delle istituzioni, soprattutto in quella fase così drammatica, iniziale, in cui non c'era un manuale di istruzione ed eravamo uniti dalla necessità di trovare soluzioni possibili ai tanti e crescenti problemi che ci presentavano davanti. E penso però che oggi, sulla base di quelle esperienze, di quei momenti così difficili, possiamo affrontare con più forza questa fase ancora di contrasto al Covid e la fase che, se mi permettete, è persino più affascinante, più sfidante di costruire il nuovo Servizio Sanitario Nazionale. Sono convinto che anche il vostro congresso saprà darci spunti, orizzonti, visioni, idee che potranno essere utili al percorso che vogliamo costruire. Quindi grazie e buon congresso a tutti voi.